Buongiorno a tutti, mi presento, sono Giuseppe Sabino, dottore in legge ma appassionato di digital marketing e il mio socio Vasco Danilo, dottore in informatica. Allora, con la nostra proposta Toc Toc City vogliamo creare un tocco digitale intelligente per servirsi della propria città. Invero l'obiettivo principale del nostro progetto è valorizzare il territorio e le attività economiche locali attraverso la pratica, non teoria, della sharing economy. Intendiamo creare relazioni circolari e individuali in rete e attraverso la rete tra cittadini e attività commerciali in un dato territorio. Il bisogno correlato a efficienza e fiducia incontra, tramite la piattaforma digitale, l'attore che soddisfi questo bisogno. Perché partiamo? In realtà da un'analisi di mercato abbiamo individuato nel nostro territorio, ma in realtà anche nei territori vicini, delle problematiche. L'area individuata infatti necessita urgentemente di una strutturazione digitale a sostegno delle piccole realtà economiche, tutte quelle piccole realtà che non utilizzano il digitale, perché comunque è ormai imprescindibile per un'espansione di mercato. Ignorano, la mia realtà per esempio, ignora completamente la sharing economy, le più elementari forme di un'economia collaborativa, e altresì e le attività economiche presenti sono prive di qualsiasi strategia di contenimento costi e spreco e tempo. Non applicano il marketing sartoriale. Qual è la nostra proposta? È permettere la creazione, con la creazione di una piattaforma digitale, l'utilizzazione di tutti i servizi della città attraverso appunto questo progetto, che è una piattaforma intelligente e agile, si adatta. Noi vogliamo permettere attraverso questa di individuare la soluzione ottimale del richiedente a seconda della richiesta effettuata tramite app o messaggi o direttamente tramite web, e a favore delle attività locali adottare piani di marketing sartoriali su base topica e per tipologia. Cioè, cosa vuol dire? Noi siamo a favore dell'abolizione del classico volantino pubblicitario. Noi creiamo un contenitore di informazioni, monitoriamo il comportamento di un soggetto, dell'utente, dopo aver effettuato l'iscrizione, e movimentiamo, cioè ricaviamo delle informazioni che lui inserisce con l'iscrizione dalle pagine visualizzate o dagli acquisti effettuati. Configuriamo un profilo che inoltreremo alle attività economiche locali per individuare un possibile acquirente. Pertanto ci rivolgiamo alle attività commerciali e a tutte le imprese del territorio che, noi abbiamo utilizzato questo termine, non ancora contaminate dal digitale e quindi ignare circa le potenzialità di tale innovazione. Ma non solo, ai privati. I privati attraverso la piattaforma pongono in essere i loro bisogni e noi cerchiamo di soddisfarli contattando altri utenti o intervenendo in prima persona. Per la parte operativa, il dottor Vasco. Buongiorno a tutti. Come si evince dall'immagine, gli utenti creano i propri profili in maniera autonoma attraverso l'apposita sezione della piattaforma e un amministratore, attraverso il pannello di controllo, gestisce i contenuti inseriti. Il tutto è visualizzabile sul front-end della piattaforma e in real time tutto inoltrato ai social network collegati appunto alla piattaforma. Il clou, il punto di forza della piattaforma è la creazione di SMS intelligenti, ossia ai classici 160 caratteri testuali viene associato un link che conduce gli utenti direttamente su landing page in base all'obiettivo di marketing che si vuole raggiungere. Perché gli SMS intelligenti? Perché grazie a questi riusciamo ad unire il vecchio, quindi chi ancora non è digital, al nuovo, chi comunque utilizza internet quotidianamente.
Grazie a questo meccanismo riusciamo a generare i cosiddetti big data, dal quali generiamo database di contatti da associare ad ogni singola attività commerciale. Ovviamente anche utilizzeremo gli strumenti di marketing conosciuti, quali newsletter, coupon e notifiche push. Con il mix di testi, immagini, form e call to action, l'amministratore crea landing page e le veicola sul web, le veicola tramite SMS, email, social network e QR code. Attraverso queste landing page l'amministratore promuove le attività locali, divulga coupon di sconto, raccoglie le opinioni attraverso i sondaggi e gestisce anche campagne di raccolta fondi. Il profilo cittadino. Nel profilo cittadino esso può inserire le proprie informazioni personali e scegliere tra diverse categorie di competenza, creare anche un conto online per poter usufruire dei servizi a pagamento. Grazie a questo la piattaforma diventa un contenitore di informazioni e di necessità a cui attingere al bisogno. La garanzia e l'affidabilità della piattaforma è garantita attraverso il meccanismo dei feedback associato ad ogni profilo del cittadino. Per quanto riguarda il secondo tipo di accesso, il secondo tipo di accesso è riservato alle imprese, distribuito su due livelli. Il profilo base, dove il proprietario dell'attività commerciale inserisce le informazioni personali e può postare sulla propria bacheca stati, offerte e promozioni, creando una vera e propria vetrina virtuale, oltre a scegliere differenti categorie di business. Nel profilo avanzato, il titolare dell'attività commerciale può anche caricare online i prodotti e venderli direttamente attraverso il portale e-commerce. Questi prodotti possono essere sia acquistati, consegnati direttamente a domicilio o semplicemente ordinati e ritirati successivamente in negozio. La piattaforma si completa con l'erogazione di due servizi. Il servizio di comparazione, che permette al consumatore, dopo aver scelto i propri negozi di fiducia mediante il follow system, di visionare dove i prodotti che vuole acquistare sono più convenienti in termini di costi e tempo. E il servizio on demand, dove l'utente, semplicemente inoltrando un SMS al numero associato alla piattaforma TokTokCity, richiederà un bisogno e l'amministratore della piattaforma elaborerà questa richiesta e cercherà la soluzione nel più breve tempo possibile. Il tutto sarà gestito mediante la cosiddetta gamification, ossia ad ogni profilo utente verranno associati dei punti e dei crediti e l'obiettivo della piattaforma è creare competizioni tra gli utenti stessi e anche tra città. Il business model, business to business, comprende circa un compenso variabile da 3 a 6 euro dei fatturini, 120 euro annuo per quanto riguarda il profilo business base e 216 euro annuo per quanto riguarda il profilo avanzato, compreso di un pacchetto di 1500 SMS associato alle attività, mentre il B2C prevede una percentuale del 10% dal servizio del demand, del 3% dagli acquisti online e per quanto riguarda il profilo cittadino è completamente free. A chi ci rivolgiamo? Vogliamo comunque nei prossimi 3-5 anni, l'obiettivo è prendere 3-5 città piccole, medio-grandi e successivamente passare alle grandi città suddivise per quartieri, possibili partnership, agenzie di comunicazione e corrieri. Di cosa abbiamo bisogno? Noi ci crediamo in questa realtà. Il compenso, dopo un'attenta analisi di mercato e preventivi di realizzazione e marketing, è di 100.000 euro. Grazie per l'attenzione. Avete un'idea di come i consumatori vi daranno tutti i loro dati privati? Bisogna partire dal cellulare del consumatore, esatto, che attraverso si mette a nudo di fronte al suo quartiere in città? E attraverso l'apposita sezione della piattaforma abbiamo intenzione di usare dei commerciali per quanto riguarda la pubblicizzazione della piattaforma e comunque i privati dovranno caricare attraverso l'apposita sezione della piattaforma i loro contenuti. E lo faranno? Lo faranno, ok. Grazie. Grazie a TokTokCity.